conclusi i lavori del convegno Effetti della disinformazione dai conflitti alla quotidianità, che si è tenuto presso la sede di ADN Cronos Roma in piazza Massai 9. L'evento è stato organizzato da Unipace Roma Nazioni Unite in partnership con la Web Press Media Reporter Association e la sponsorship di Europe, il Web Reporter e EU-Registry. Al centro del dibattito il contrasto alla diffusione di notizie false. La disinformazione ormai è il tema principale della vita quotidiana che c'è oggi nel nostro paese. Qui siamo a Roma, nel Lazio, stiamo facendo un convegno importante sulle fake news che incidono nella vita quotidiana delle persone, che incidono nella vita delle aziende. Questo focus vuole mettere al centro questi temi proprio per creare le coscienze che forse una notizia nell'era dei social network potrebbe essere anche non vera. E gli effetti sono devastanti, una notizia non vera crea disagio alle aziende, crea un mancato fatturato o crea uno stato d'animo che porta anche in molti casi al suicidio. Abbiamo visto nell'era del Covid quello che è successo, informazioni, i cittadini sono stati formati su informazioni non riscontrabili e questo credo che sia l'aspetto che dobbiamo esaminare e approfondire. I relatori presenti al termine della discussione si sono riuniti intorno a un documento programmatico, poi divenuto un vero e proprio manifesto, che si può continuare a sottoscrivere anche su change.org. Tema cardine, le cause e i principali effetti delle massicce campagne di disinformazione sull'origine del Covid-19, che hanno coinvolto non solo l'opinione pubblica, ma hanno permesso ad alcuni paesi, tramite notizie false o manipolate, di mettere in atto politiche strategiche in materia di rapporti internazionali. Dobbiamo dire che per quanto ci riguarda, facendo riferimento anche all'istituzione che rappresento, cioè le Nazioni Unite qui a Roma come delegazione della Università, è chiaro che non possiamo far finta di niente o trascurare quello che si legge tutti i giorni, non di informazione, ma di disinformazione. E dunque ecco il nostro intervento di un contributo che potrà essere o dovrà essere quello apposta di cercare di rimediare, se non del tutto, perché non siamo soli su questa faccia della terra, ma sicuramente siamo tra quelli che vi partecipano alla vita attiva e come tali abbiamo pensato di promuovere questa iniziativa. L'incontro ha affrontato la tematica grazie al contributo di 11 importanti personalità. Il gruppo di esperti, tra questi Massimo Ciccozzi, epidemiologo molecolare presso l'Università Campus Biomedico di Roma, e l'avvocato Edoardo Polacco, penalista, difensore dei diritti civili e social influencer, ha analizzato il fenomeno a partire dalle sue radici storiche fino ad arrivare ai giorni nostri, smascherando le principali fake news in ambito medico e scientifico, come ad esempio l'origine del Covid. Tutto ciò si riflette anche nell'ambito dei rapporti internazionali minati da una comunicazione carente o faziosa. È il caso della Cina. Mi sembra che la discussione sulla Cina rappresenti un po' la pietra angolare, no? Di tutto questo discorso dell'informazione e della disinformazione. Noi oggi non siamo potuti entrare nel merito di tutto quello che ha fatto o non ha fatto, avrebbe potuto fare la Cina, però quel che è vero è che tutto questo ha scatenato una disinformazione tale che ha alzato anche il livello del conflitto politico internazionale. Noi stiamo andando, forse nessuno se ne è accorto, stiamo andando incontro a una nuova guerra fredda e la pandemia è stata l'arma attraverso il quale si è alzato il tenore del conflitto, della discussione politica. Io penso che forse non è il caso di tornare a un clima di anni 50 e al maccartismo che non ci ha portato a nulla, come la storia insegna. Noi siamo in un mondo globalizzato e multipolare e dobbiamo dialogare tutti, a maggior ragione in questo momento così delicato in cui la pandemia è una tragedia di tutti, di tutto il mondo e non riguarda una sola popolazione.
La conferenza non mirava soltanto a focalizzare i contorni della materia, ma anche a ricercare politiche di intervento per portare avanti la lotta contro la disinformazione, coinvolgendo sempre più attori possibili. Il manifesto, che ha chiuso i lavori, auspica la realizzazione di nuove iniziative di promozione e sensibilizzazione sul tema, che continueranno a coinvolgere i principali macro temi politici, storici, sociali, scientifici e tecnologici. La petizione rivolta alle istituzioni italiane è contenuta su change.org.